675.360 euro. A tanto ammonta la cifra che quest'anno la Regione Toscana ha messo a disposizione della provincia di Lucca per le azioni formative contenute nell'avviso Drop Out, ovvero per avviare progetti formativi per ragazzi e ragazze under 18 che hanno raggiunto l'obbligo di istruzione ma che per vari motivi sono usciti dal sistema scolastico. I corsi, con classi di almeno 15 allievi, dovranno concludersi entro 2 anni dall'inizio delle lezioni e sono declinati per aree geografiche, come da indicazione del bando, tra Piana di Lucca, Versilia, Valle del Serchio. Tra le figure professionali individuate dall'avviso pubblico che il settore istruzione, formazione e lavoro della provincia di Lucca ha pubblicato sul sito internet vi sono: operatori meccanici ed elettrici, addetti amministrativi e di segreteria, operatori della ristorazione, addetti ai servizi di sala e da bar, parrucchieri unisex, riparatori di autoveicoli e autoarticolati, operatori elettronici, addetti agli impianti termoidraulici. Figure, ha sottolineato l'assessore provinciale alle politiche del lavoro e della formazione Mario Regoli, che comunque, nonostante la crisi economica, sono le più richieste. Le agenzie interessate potranno presentare i loro progetti, tra quelli ovviamente indicati dall'avviso, entro le ore 13 del 31 di luglio.